A casa tutti bene, allora siete due delle colonne portanti della famiglia Ristuccia, protagonista della serie. Vi chiedo, Gabriele Muccino, a quali emozioni vi ha fatto attingere per i vostri personaggi? Perché poi sono quelli fondamentali, appunto, tutti gli altri sono un pochino sotto di voi. Prego. Vai, vai. Sì, no, diciamo, essendo questa una famiglia molto turbolenta, di emozioni ce ne sono tante e la temperatura di queste emozioni è sempre piuttosto alta, perché le situazioni che ci troviamo a vivere, in cui siamo coinvolti, sono sempre situazioni molto, molto coinvolgenti, appunto. E quindi, sai, con Muccino, lui è straordinario in questo, è un uomo esuberante, come si vede, ed è generosissimo sul lavoro. Quindi noi attori siamo praticamente sempre messi su una portaerei pronti a decollare, però dobbiamo decollare, guai se non si decolla. E quindi, sai, le emozioni sono tante, però insomma è bello lavorare con Gabriele, perché sei lì, no? Che sei messo su, proprio veramente su una rampa di lancio, e la tensione non può mai calare, giustamente, anche perché il racconto esige, diciamo, una tensione molto molto alta. Assolutamente. Gabriele Muccino ti prende e ti porta esattamente dove vuole lui. Lui ha tutto in testa, lo sa già tutto. E quando non trova, allora ti dice, io che sono una teatrante un po' coi paraocchi, no? Lui naturalmente mi ha in qualche maniera, tra virgolette, rimproverato di questo, perché io ho capito il testo, le cose, eccetera. E lui mi ha detto, allora qui, siccome non veniva come voleva lui, inventa, mi disse. Che mi ha spiazzato, capito, come inventa. Ma siccome non è, per fortuna mia, la prima volta che ci lavoro, ho capito come lui è fatto, ma soprattutto perché prende e ti porta dove vuole lui. Non gli si possono dire neanche le bugie, perché io che sono un'emotiva, un'insicura in certi momenti, eccetera, lui capisce tutto. Perché che c'è? No, niente, no, che c'è? E allora stai costretto a dire che c'è e lui te lo leva quel problema, capito? Cioè ha una sensibilità molto molto particolare che non è proprio da tutti, Perciò lui è una persona, tra l'altro una bella persona, oltre che un regista fantastico. Non so, dico cavolate? No. Perché magari sono io che sono in qualche maniera infatuata di questo regista. Beh, insomma, è facile infatuarsi di Gabriele. Beh, perché lui è veramente... Perché è generoso. È molto generoso, sì. Ti prende e ti porta dove vuole lui. E alla fine sei anche tu più soddisfatto di quello che fai, perché hai fatto qualche cosa di giusto, tra virgolette, no? Insomma, poi noi attori ci conoscete come siamo fatti, perciò dici le emozioni, ognuno di noi ha qualcosa dentro, no? E si tratta solo di levare quella barriera e che appunto Gabriele fa in modo che tu la levi. Perciò mi sono venute cose che non credevo neanche che sarebbero uscite fuori. Perciò sono piuttosto contenta, tra l'altro, anche se io poi non è che mi piaccia sempre molto, insomma, questo è un problema che abbiamo noi altri. A casa tutti bene è un'epopea familiare, quindi quanto è importante riscoprire anche come attori il valore del racconto, perché questo è un racconto vero e proprio. Il valore del racconto, beh, sai... Cioè, non è, le trame, se uno le racconta così banalmente, sono tutte un po' banali, per l'appunto, perché l'importante è come riuscire a trovare un modo per sviscerare il racconto. E secondo me questo è il racconto di una famiglia dove ci sono grandi tensioni, dove c'è grande amore, ma c'è anche grande, come dire, tensione di altro genere. E secondo me il racconto viene bene perché sono chiari tutti i personaggi, tutto il loro itinerario, è tutto molto molto, come dire, è molto credibile ed è molto chiaro nei suoi sviluppi,
e questo ti coinvolge da te spettatore e ti porta dove il racconto va, insomma ti accompagna dentro il suo itinerario.